Ciao ragazze, benvenute in questo mio nuovo video. Come state? Come al solito devo abbassare un po' la seduta perché sono troppo alta. Allora, non fate caso al mio aspetto perché sono struccata e vestita da casa. Non importa, diciamo che ne siete quasi abituate. Oggi siamo approdati, visto che siamo quasi a fine mese, al video dei finiti di febbraio e ne ho tantissimi, quindi mi sembra giusto fare la premessa che questo video sarà lungo. Questo video sarà molto lungo, non lungo, lunghissimo, perché adesso io vi faccio, prima di farvi vedere i prodotti finiti, devo pulirmi gli occhiali che mi sembra di avere di tutto sopra, bah, più o meno. Allora, la situazione è questa, vedete le condizioni del sacchetto dei finiti? Cioè, proprio non si può muovere. Cioè non si può tenere in casa, sto straparlando. Comincio subito perché il tempo è quello che è. Allora, cominciamo subito da questo sapone liquido, questo qui l'avevo acquistato dai cinesi per 1 euro. Devo dire che è un sapone tranquillo, un sapone indifferente, un sapone che ha lavato bene le mani, però non mi ha creato chissà quale entusiasmo. Di conseguenza non credo che lo comprerò più. Ha un profumo molto molto buono, molto, come posso dire, molto molto dolce. È un buonissimo profumo, è un buon sapone, però devo dire che non mi ha esaltato a tal punto da doverlo ricomprare. Ok, mi sono espressa bene? Non lo so, forse. Ho finito questo deodorante qui della Licia, Deo Natur. Questo qui era senza sali d'alluminio, ho pagato 1 euro da Lilla Pois. Non mi sono trovata troppo bene perché questo deodorante non... Scusate, il culo di Punky, togliti, togliti. Volevo dire che non mi sono trovata troppo bene perché con questo deodorante insomma non mi bastava. Scusate ragazze, ho dovuto spostare Punky perché mi stava scombinando i piani. Dicevo che questo deodorante qui sotto la mia ascella non mi bastava, quindi non mi durava tutta la giornata, non mi assicurava il profumo tutta la giornata, di conseguenza non lo ricompro. Andiamo avanti. Ho finito questi dischetti leva smalto senza acetone. Questi erano 32 dischetti, li avevo presi da Douglas tipo per 50 centesimi. Mi sono trovata molto bene perché devo dire che nonostante sembrassero davvero asciutti, davvero secchi, comunque tolgono tutti gli smalti, anche quelli con i brillantini. Di conseguenza mi sono trovata benissimo. Ne avevo prese due confezioni per 50 centesimi, quindi sembrano molto molto secchi che voi li aprite e dite questi qua non toglieranno niente, invece no, tolgono tutto. C'ho gli occhiali luridi, perché? Non lo so. Poi ho finito questa candela qui della Glade, questa qui era la fragranza Love, molto romantico questo profumo, mi è piaciuta tantissimo perché le candele della Glade per me sono le migliori, profuma tantissimo gli ambienti, dura altrettanto, dura davvero tanto. Il profumo è buono, se capitate nel supermercato giusto, tipo Esselunga, la pagate anche relativamente poco perché circa 2 euro. Di conseguenza sono candele che io ricompro con molto piacere. Adesso no perché mi sembra di averne altre in casa. Poi ho finito questo campioncino di Hermès Eau de Neroli Doré. Mi sembra che vi ho fatto già una review, non so quando la pubblicherò, per cui vi farò sapere ecco in quella review. Non so perché l'ho messo qua. Ho finito le spugnette della Calypso, mi sono trovata molto bene e le ricompro sempre perché non sono troppo aggressive sulla pelle e mi piacciono, ecco, semplicemente. Ho finito i bastoncini cotonati della Cotonelle, mi trovo benissimo, quando sono in promozione a 99 centesimi li ricompro sempre perché appunto sono efficienti. Ho finito un piccolo colluttorio della Dentalux, mi sono trovata molto bene, non batte il mio Elmex Sensitive, ma comunque è un buon colluttorio. Devo dire che non mi lascia il pastone in bocca e quindi mi piace e lo ricompro sicuramente anche perché ce l'ho, cioè l'ho già ricomprato. Diciamo che le cose alimentari ve le faccio vedere dopo. Allora, ho finito il mio detergente intimo Neutromed Freschezza, mi sono trovata molto bene, però attualmente ne sto usando uno che ritengo molto migliore, di cui appunto vi parlerò poi nei preferiti, nei più utilizzati del mese di eccetera eccetera. È un buon detergente intimo, però appunto adesso sta venendo soppiantato da un altro.
Poi ho finito questo bagnoschiuma della Perlier ai fiori d'arancio, questi erano 75 ml pagati 1 euro con i saldi, in teoria l'avevo comprato da regalare a una persona, però poi a quella persona ho fatto un altro regalo e questo qua me lo sono tenuto io, e devo dire che ho fatto bene perché ha un profumo stratosferico, è buonissimo, vi lascia proprio la pelle profumata, eh? Buono buono buono, sa praticamente di arancio frizzante. È un arancio molto molto frizzantino, buonissimo, vi lascia la pelle profumatissima, peccato che erano solo 75 ml, però meglio così, così le mini taglie le finiamo prima. Molto molto buono, se lo trovate ricordatevi, fiori d'arancio è una buonissima buonissima profumazione. Poi ho finito questo detersivo di risparmio casa, Lana e Delicati alla rosa, questo qui ce l'avevo nello sgabuzzino da 36 anni e quindi ho detto magari è anche il caso che lo uso, vedi un po' Silvia. Mi sono trovata bene, però comunque non profuma i capi, siamo sempre, il solito problema è quello di questi detersivi. Mamma mia che palle, il problema di questi detersivi è sempre quello, cioè lavano bene perché comunque la roba è lavata, è perfetta, però non profumano neanche un minimo, di conseguenza se voi siete quelle interessate al profumo dei capi appena lavati non ve lo consiglio. Comunque è un ottimo detersivo, ho pagato un euro ed era un litro, quindi 20 lavaggi, ma penso anche meno di 20. Ho finito questi cerottini qui della Essence per il naso, quindi per estirpare i punti neri, e devo dire che mi sono trovata molto bene. La volta prima che li avevo acquistati mi avevano fatto lo scherzo di non togliersi più dal naso, quindi ero rimasta più o meno col naso tutto azzurro. Ho voluto fare un altro tentativo, quindi li ho ricomprati, li ho riutilizzati, li ho tenuti meno tempo sul naso perché la volta prima secondo me li ho tenuti troppo e devo dire che mi hanno estirpato un sacco di roba, quindi ve li consiglio tantissimo, non teneteli troppo tempo, secondo me non vanno tenuti 10 minuti, un quarto d'ora come dicono loro, vanno tenuti un pochino di più, 20-25 minuti, non 40 minuti come avevo fatto io perché sennò vi rimane appunto il naso azzurro e non è il caso. Ottimi! Devo dire che mi hanno estirpato tutto, stavolta ho un sacco di roba da mangiare, da farvi vedere. Poi ho finito questo campioncino qui di crema Biotherm, non l'ho finito io, anzi l'ha messo mia mamma quando è venuta qui una sera a trovarmi. Prima di andare a dormire voleva una cremina, aveva dimenticato la sua e gli ho dato questa, si è trovata bene. Però come vi ripeto che è sempre un campioncino, quindi non ci siamo fatte questa grande idea. Ho finito il mio Napisan alla mela verde, questo qui l'avevo preso al Bennett per tipo 1,68€, 1,38€, una roba con l'otto finale. Mi sono trovata abbastanza bene, però prediligo gli igienizzanti che fanno la schiuma. Quello che sto utilizzando attualmente è quello di marca Ace, mi piace anche quello della mucchina come formulazione, nel senso come liquido, sul fatto che fa la schiuma, l'odore però della mucchina non mi fa impazzire perché sa di rosa. Quindi questo non lo ricompro più perché compro altri igienizzanti formulati in schiuma. Poi ho finito questo bagno doccia coccoloso e ho finito anche il profumo, quindi ve li faccio vedere insieme. Ho finito questi due, quindi bagno doccia coccoloso e profumo coccoloso, il cameraman mi stava praticamente sempre lontano, perché se non amate le fragranze gourmand che sanno proprio di cioccolata calda con panna, non dico calda, dico bollente, rovente, super dolce, questi prodotti qui non vanno bene per voi. A me queste due in particolare mi sono piaciute, abbinate insieme veramente sembrate un bignè al cioccolato che cammina. Quindi probabilmente per qualcuno è anche troppo questo. Io non credo che le ricomprerò più perché in effetti la categoria gourmand non è la mia categoria preferita di bagnoschiuma e di profumo. Con questi due mi sono trovata comunque molto bene, mi sono piaciuti, però ecco, basta. Ottimi prodotti, se vi piacciono le cose al cioccolato ve li consiglio tantissimo. Questo qui persiste che veramente ore e ore e ore, quindi veramente... Se vi piace il cioccolato compratevelo perché non rimarrete deluse, persiste tantissimo, fin troppo. Poi ho finito questo diffusore per ambiente alle spezie, no che cazzo dico alle spezie, questo qui alla verbena, sempre della marca Camomilla Torino, non mi è piaciuto semplicemente perché profumava tantissimo di verbena, io ho sbagliato a comprare la fragranza, ho scelto la verbena e quindi non mi piaceva, perché sa proprio di limone.
Mamma mia, limone fortissimo, di conseguenza ho sbagliato io proprio la fragranza, non è colpa della camomilla Torino, anzi, inebria tantissimo. Ho finito questi fazzolettini qui della Kleenex, molto molto carini, li ho comprati nel periodo di Natale, mi sono piaciuti per niente perché sono costituiti da due veli. Per una persona che ha la rinite al mattino, due veli vuol dire soffiarsi il naso sulla mano e non è proprio piacevole. Di conseguenza non li ricomprerò più, ma come avrete capito mi sono fatta tirare dal packaging, mica dal fazzoletto. Sapevo benissimo che con questi qui mi soffio il naso sulle mani. Lo sapevo già e quindi non li ricompro. Oltre ad aver finito il profumo di Bottega Verde, ho finito anche il profumo dell'Acquolina 100 ml di legni speziati. Devo dire, me lo sono messo proprio a go-go perché mi è piaciuto tanto. Io questo l'avevo trovato in promozione all'Ipersop a 4,90 euro. Ragazze, su questo profumo non ho fatto una recensione, o forse sì, non mi ricordo neanche più. Ve lo consiglio tantissimo se vi piacciono le profumazioni appunto di legni speziati, perché è veramente ottimo, inebria. Persiste non tantissimo, però devo dire che inebria, quindi ha un buon sillage, mentre la persistenza è leggermente bassa, diciamolo così. Mi sono trovata molto bene. Per quello che l'ho pagato 100 ml, devo dire che ho fatto un affare, di conseguenza ve lo consiglio. Poi ho finito questo sapone liquido dell'Ipersop, questo qui era legni e spezie, mi è piaciuto tantissimo perché aveva un profumo fantastico, però il problema è che questo profumo non sa né di legni e né di spezie. Ha un altro profumo, buonissimo, molto amaro, molto... un profumo amaro, sì. Sa quasi di mandorla amara. Sì, ho trovato. Sa di mandorla amara. Quindi non sa di legni e spezie. Però ugualmente mi è piaciuto tantissimo. In futuro potrei assolutamente ricomprarlo. Non adesso, ragazze, perché vi devo fare il video aggiornamento dei saponi liquidi perché ne ho 40 tipo di scorta. Quindi vi farò presto il video, magari anche oggi. Mi è piaciuto appunto tanto. In futuro potrei ricomprarlo perché sa di mandorla amara. Non sa di legni e spezie. Lava bene, quindi mi piace. Butto via il mio olio di jojoba della Forsan, ne manca pochissimo, tanto così, ma è strascaduto, quindi basta. Mi sono trovata molto bene, però basta. Ho finito il solvente di Douglas senza acetone. Mi sono trovata bene nel senso che toglie gli smalti, anche quelli più bastardi che si incastrano sulle dita, toglie anche quelli con i brillantini, però puzza. Veramente vi intossica, di conseguenza non lo ricompro perché ha una puzza fortissima, puzza, cioè io uso il dischetto, lo butto nell'immondizia, quando vado per chiudere il sacchetto dell'immondizia e andare a buttarla c'è questo odore di... qui dice che non c'è l'acetone, però io sento odore di acetone, quindi non lo ricompro più. Dico che ho il sacchetto ancora pieno, eh. Mia mamma ha finito questo rossetto qui di Avon. Che, oh mamma mia, si era pure rotto, che fa parte della categoria, cioè della categoria, della linea Extra Lasting, questo qui era il rosso. Mia mamma è una che i rossetti li utilizza tantissimo e li finisce, è una giusta, perché ne usa uno e lo finisce, ne usa un altro e lo finisce. Mi ha detto che si è trovata molto molto bene e niente, ve lo volevo appunto fare vedere. Non l'ho finito io perché figuratevi, io ne ho 62 di rossetti, quando mai ne finirò uno. Si è trovata bene, quindi penso che in futuro possa ricomprarlo, anche se adesso ne ha altri della Color Trend che vorrà usare, suppongo. Il cameraman ha finito questo deodorante qui, sempre di Avon, nella fragranza Black Suede, è buonissimo, buonissimo, buonissimo. È la profumazione maschile per eccellenza. Legnoso, muschiato, buono, 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 veramente. Se cercate un profumo persistente, un deodorante persistente, prettamente maschile, vi consiglio Black Suede di Avon perché non delude nessuno. Tutti gli uomini, i clienti che io ho avuto e ho di Avon che lo comprano, non sono mai rimasti delusi. Ho finito questo sapone liquido della Neutro Roberts anti screpolature con provitamina, mi sono trovata molto bene perché è vero che è molto delicato sulla pelle delle mani, di conseguenza mi piace, fa quello che dice, non fa screpolare le mani, non le secca in maniera eccessiva.
Anki ha finito i suoi croccantini fit, ci siamo trovati benissimo perché sono i croccantini che appunto lui mangia abitualmente, che lo fanno stare bene. Vi consiglio di comprare le confezioni da 2 kg, come ho fatto io finalmente, dopo 30 anni mi sono accorta che si risparmia, lo consiglio anche a voi. Io sono un po' fessa, arrivo un po' dopo, e vabbè, importante arrivarci, no? Magari non 30 anni dopo. Poi ho finito la pasta dell'alce nero, questa qui, varietà di grano Senatore Cappelli, mi sono trovata benissimo e la ricompro di sicuro. Ho finito la pasta della Ecor, i fusilli, questi sono sempre di grano, di semola di grano duro, mi sono trovata molto bene, questi li avevo pagati tipo 1 euro, 9 minuti, anche questi tengono la cottura, buoni buoni buoni, li ricompro di sicuro in futuro, questi li avevo presi sul Giardino dei Libri. Ho finito un'altra cosa che ho acquistato sul Giardino dei Libri, i biscotti con i fiocchi d'avena del fior di loto, mi sono trovata molto bene, praticamente sono identici ai gran cereale del Mulino Bianco, questi sono senza olio di palma, sono buoni, però preferisco un biscotto un po' più goloso, capite qual è il problema? Ecco, un esempio di biscotto goloso. Abbiamo finito questi pasticcini panna e amarena, specialità Virginia, trovati in una confezione di Natale e sono buonissimi. Praticamente li abbiamo aperti e 80 grammi ce li siamo finiti dopo la cena, 40 grammi a testa io e il cameraman. Poi ci lamentiamo che stiamo ingrassando, chissà perché. Ve li consiglio. Poi ho finito le salviette per la casa, queste qui alla lavanda di Risparmio Casa, mi trovo benissimo, sono super efficienti per pulire piccole superfici e per fare per l'appunto una pulizia superficiale, le ricompro assolutamente sì. Ho finito queste patatine della marca Sarchio, sfogliette ai cereali senza glutine, non fritte, buone però 2,50 euro per 50 grammi, un po' troppo care, di conseguenza non le ricompro più, buonissime, troppo care però. Ho finito questi, questi ragazze, aprite le orecchie, questi qua sono buonissimi. Abbiamo finito questi tortini qui, sto guardando una persona in balcone che sta mangiando. Cioè, mangiano in balcone adesso, boh. Vabbè, ho finito questi tortini qui della Germinal Bio, sono tortini cacao e cioccolato, mi sembra al farro, ho detto una cazzata, infatti l'ho detta grossa, non sono al farro, con olio di girasole, con zucchero di canna, in questi io penso che ci sia qualche sostanza, tipo qualche droga, perché ne mangiate uno, ne volete mangiare altri due, di conseguenza questa scatola da 4 è durata un giorno, perché io e il cameraman non siamo golosi, di più! Buonissimi, li devo ricomprare assolutamente, anche se danno dipendenza. Ho finito queste bruschette quinoa e cannella acquistate da MD per 1 euro, molto 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 particolari, cioè sono delle bruschette che ricordano quasi il sapore di una patatina, naturalmente sono senza dado, senza olio di palma eccetera, però sanno di cannella, cioè una bruschetta salata che sa di cannella. Sono particolarissime, a me non hanno fatto impazzire perché io non amo la cannella in genere, proprio come sapore. Però il cameraman mi ha detto che a lui sono piaciute tantissimo, quindi può essere che le ricompriamo. Poi, passo di palo in frasca. No, abbiamo finito anche queste patatine che le avevo prese sul Giardino dei Libri, non fritte, mais chips, quindi patatine di mais naturalissime. Buone però, cioè voglio dire... come posso dirvi, cioè io ho voglia di patatina, mi mangio queste, mi rimane la voglia di patatina, capito cosa voglio dire? Cioè dalla foto sembrano uguali alle chipster, ma non vi soddisfano come le chipster, perché sono poco salate, ovviamente sono sane, non ci sono schifezze dentro, di conseguenza sembra di mangiare una roba sana, ma se tu ti vuoi sfondare con una schifezza è inutile che compri le cose sane, Silvia, appunto. Poi ho finito questi qui che li avevo presi al Lidl, questi qui sono della marca Sunday e sono uguali ai Cereal Yo. A mio parere, aprite le orecchie, sono molto meglio dei Cereal Yo, perché il biscotto del Cereal Yo di Vita Snella ha un qualcosa che non mi ha mai convinto, non lo so, troppo integrale, ha un sapore che non mi convince, mentre questi qua sono buonissimi, io li ho già ricomprati, buoni buoni buoni, ve li consiglio tanto.
Buonissimi. Anche a merenda vanno bene, non necessariamente per la colazione. Abbiamo finito questa pasta qui al limone della marca Taralloro. Questa qui l'avevo presa da Europrezzi a Rivarolo, pagata no, tipo 99 centesimi. Avevo preso quella là, mi sembra gli spinaci, che era buonissima. Questa qua al limone a me non è piaciuta per niente, perché sa proprio di... cioè vi mangiate la pasta che sa di olio essenziale di limone. La pasta al limone. No. Non è per me, il cameraman se l'è mangiata tranquillamente perché o lui è di bocca buona o comunque gli è piaciuta, non si capisce. Dice che comunque si può mangiare, ecco. A me non è piaciuta per niente perché pasta al limone proprio no. Il cameraman ha finito il suo detergente intimo, questo qua Neutromed Attivo for Men, si è trovato bene, lo ricompra sempre, per cui ve lo consigliamo. Poi, finiti i quadrotti della quando è, questi qui mi sembra di averli presi da Tigotà, mi sono trovata molto molto bene, ottimi. Penso che in futuro, se ricapito da Tigotà, potrei ricomprarli tranquillamente. Qui abbiamo finito due burro cacao, uno io, uno il cameraman. Il cameraman ha finito questo qui della marca LZ stick lenitivo alla calendula, questo qui della marca Z Farmaceutici, l'avevamo comprato a Ivrea, la mia città natale, con vitamina E. Mi ha detto che si è trovato abbastanza bene e l'ha finito. Il profumo è buono. Questo qui proprio era suo, quindi non penso che si sia trovato bene, abbastanza bene. Io invece ho finito questo qui di equivalenza. Questo qui era al gelato al lampone, come vedete è proprio finito lo stick. Devo dire che ha un profumo paradisiaco proprio di lampone, ma fortissimo. Sulle labbra rimane abbastanza lucido, per cui secondo me non ha una gran, come posso dire, una grandissima proprietà nutriente e riparatrice delle labbra molto molto screpolate. Ha un potere idratante molto basso, come dire. È più, secondo me è più quasi un lucidalabbra profumato che un burro cacao, mettiamola così. Comunque, se vi siete interessati al profumo e non all'effetto che dà alle vostre labbra, perché non sono particolarmente secche, va bene. Ho finito anche queste patatine della Sarchio. Minchia, ne mangiamo di patatine, eh? Questo mese mi ha fatto proprio i porci. Queste sono sfogliette alle verdure senza glutine. Anche queste sono buonissime come le altre, i cereali, però rimane sempre il problema che hanno un prezzo molto molto alto per 50 grammi di prodotto. 2,50 € per 50 grammi è veramente tanto. Per carità, sono buonissime, eh? Buonissime, però troppo care, quindi no. Abbiamo finito anche le crostatine al mirtillo e farro della Germinal, anche queste sono bio, anche queste sono molto buone, ma mai come queste qua. Cioè il tortino al cioccolato dà proprio dipendenza, è buonissimo, non sembra una roba, tra virgolette, dietetica, bio, eccetera. Mentre queste qui si sente che sono molto integrali, molto leggere, molto poco dolci, quindi mi sono piaciute meno, perché a me piacciono le schifezze, quindi butto via il mio olio di ricino perché, nonostante ce ne sia ancora metà, perché è scaduto penso da un secolo. Mi sono trovata molto bene, però basta. Ho finito il burro cacao della Proxera che vi ho messo anche nei top, nei flop ve l'ho messo, scusate, questo l'ho messo nei flop. Questo qui è della Bioniche, non idrata per niente le labbra, anzi, mette in evidenza tantissimo le screpolature e i tagli delle vostre labbra, di conseguenza è inutile. Ho finito tre circa, sì, tre o quattro, no, tre. Sono un po' rincoglionita, perdonatemi, ma forse perché l'una è infame, può essere anche per quello. Ho finito questo shampoo qui, Cistifane. Questo qui me l'aveva consigliato il dermatologo per ridurre appunto il sebo e tra virgolette anche la forfora che deriva da questo sebo. Cazzarola, perde. Oddio, non ho neanche un fazzoletto. Sì, ce l'ho un fazzoletto. Mi sono trovata molto molto bene. Adesso valuterò se comprare la full size perché ne ho ancora 62 di questi campioncini. Vediamo, non lo so. Se costa 15 euro, anche no. Poi, dicevo giusto, ce n'erano 4. Furba, Silvia. Poi ho comprato questi cracker. Ah, questi qua mi sono piaciuti tanto. Questi cracker qui li ho presi all'Inns, sono della marca Vitawell, sono cracker senza glutine, sono veramente ottimi. Ecco, un prodotto che è dietetico, cioè dietetico nel senso che
molto leggero, un prodotto molto molto leggero che però non sembrano senza glutine, sono veramente buoni, buoni 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 e li ricompro di sicuro, me lo devo ricordare però di andare all'Inns. Poi ho finito il campioncino di Chanel numero 5 o Premiere, anche di questo vi ho fatto una recensione ma non so quando la pubblico, se prima o dopo, questo video non lo so. Quindi però appunto la mia opinione la troverete là. Ho finito il mio deodorante della Nivea, Protect and Care, questo qui l'avevo pagato 99 centesimi, 48 ore di efficienza, è vero, è un deodorante, c'ho anche il sole in faccia e sto morendo di caldo pure, è un deodorante molto efficiente però visto che non ha dei grandi ingredienti, insomma buoni, dei nobili ingredienti, non lo ricompro più e mi affido al mio Breeze per questo periodo perché ho bisogno proprio di affidarmi a lui. Buono, ma no, non lo ricompro. Ho finito un altro campioncino di contorno occhi all'acido ialuronico dell'Erbolario, mi piace tantissimo ma non lo compro perché è molto caro, inizio a impapocchiarmi. Ho finito questa crema mani dell'Erbolario alla viola, niente di che, una crema mani semplicissima, normalissima. Poi ho finito un sacco di campioncini di profumo, quindi ho finito Premiere Luxe Oud Pour Homme, Oud. Buonissimo ragazze. Allora, piccola parentesi perché sto video ormai verrà lunghissimo. Allora, il Premiere Luxe Oud Pour Homme assomiglia tantissimo al profumo Armani Privé Oud Royal Oud, una roba del genere. Quindi se cercate un buon dupe per un profumo da uomo che sa di Oud in maniera forte, in maniera balsamica, che persiste tantissimo, volete spendere poco, comprate il Avon Premiere Luxe Oud Pour Homme. Poi ho finito anche il Premiere Luxe Oud For Hair, anche questo molto molto buono, però al mio naso preferisco quello da uomo perché ha un oud più pronunciato, più forte, più balsamico. Ho finito questo contorno occhi della Dr. Tuffy e mi sono trovata molto bene. Stranamente un prodotto della Dr. Tuffy che io trovo buono è quasi un miracolo perché non me ne piace nessuno. Questo qui l'ho trovato ottimo. Mi è durato tra l'altro 3 giorni, ce n'è molto dentro. Non so quanti ml ma mi è durato comunque 3 giorni. Ultimissimo prodotto è una roba alimentare che ho comprato in una macchinetta. Ho comprato questi schiacciatine con semi di girasole della marca Velarte e si chiamano Pipas. Sono 50 grammi e sono dei grissini super unti, forse anche senza olio di palma, esatto, che hanno appunto i semi di girasole e sono buonissimi, cioè danno proprio dipendenza, anche questi. Mi sta venendo il dubbio che i prodotti non diano dipendenza, ma sono io che sono tanto golosa. Voi che ne pensate? Ragazze, io ho finito un video di mezz'ora perché avevo tanta roba da mostrarvi, ma ci tenevo a farvi delle recensioni comunque abbastanza complete, abbastanza comprensibili. Fatemi sapere che cosa ne pensate, fatemi sapere se conoscete tutto sto popò di prodotti, fatemi sapere se li avete già utilizzati e come vi siete trovate, magari avete le opinioni completamente diverse dalle mie, io ne sono anche contenta, così ci confrontiamo. E basta ragazzi, io vi saluto, se no sto video non finisce più, non so neanche quando lo carico, spero oggi, ma la vedo molto dura. Un saluto e a presto, ciao ragazze, ciao!